Ciao a tutte ragazze, bentornate nel mio canale, io sono Giusy. Oggi parliamo di punte fresa, l'importanza che ha una buona punta nel nostro lavoro. Ma prima di iniziare il video, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanellina per ricevere le notifiche e un bel like se vi è piaciuto questo video. Allora, dicevo, l'importanza di una buona punta, nel nostro lavoro, lavoro di onicotecnica, lavoro, di unghie, è molto molto importante. Tant'è vero che nel video dei top 5 che ho fatto con Anna, grazie di cuore, un bacio grande, avevo parlato, di queste punte, per chi magari non l'avesse visto. Se riesco, non lo so, mettere il link da qualche parte, magari lì, petanati, ecco, lì qui in alto metterò il link se ci riesco. Comunque ho parlato di queste punte che non erano buone. Queste punte io le ho pagate comunque 3 euro, 3 euro e 50, una. Per cui l'importanza veramente di avere una buona punta è tutto, perché se quelle lì ci impiega una vita. Perché si sporca, per cui devo pulirla, eccetera. Invece, se hai una buona punta, tipo che ti togli le cose con il burro, agevola. E io, siccome sono peggio di San Tommaso, una sera che ero sul divano mi sono imbattuta in un negozio, che ovviamente vi metterò il link qua sotto. Questo negozio praticamente vende solo punte, è specializzato in punte. E adesso apro una parentesi. Nel negozio ho visto che c'è una macchinetta che praticamente sarà alta così. Questa macchinetta costa dalle 6 alle 8 euro, poi più o meno. Il prezzo giusto non me lo ricordo. Vi metterò il link perché ho bisogno che voi andate a vedere e mi dite cosa ne pensate. Questa macchinetta cosa fa? Si utilizzano dei dischi, secondo me tipo Sandisk, tipo scovolino, questo qua di cartone per intenderci, penso che sia una cosa tipo questa, e praticamente si va a lavorare, a togliere, a pulire bene tutto il tallone. Io sto utilizzando questa che non fa niente, ce li ho di tutte e due le granature, insomma, ma non fanno niente. Ups, è volata. Non fanno niente, cioè io con questa non tolgo assolutamente niente, faccio prima con la lima, una lima tipo queste per intenderci, grana molto grossa, ecco. Quando ho visto questa mi ha incuriosito veramente molto perché se sembra valida e mi farebbe veramente tanto piacere che se andate a vederla. Chiusa parentesi. Allora, io smanettando il cellulare, una sera ho trovato questo sito che vende solo punte. Punte belle di tutti i generi, da tutte quelle possibili del giro cuticole, ma di tutte, in ceramica, non in ceramica, tutte, a quelle per smontare, è veramente specializzato, ne ha veramente tante, veramente tante. E io ne ho acquistate due e ve le presento. Allora, la prima è questa che si chiama Volcano, è grana media. È fatta in questa maniera, così. Ecco, il cerchiolino è blu perché è una grana media. Questa l'ho pagata 9,52 euro. La seconda è questa qui. Si chiama carbide 5.1, 5 in 1. Cosa vuol dire? Che queste sono quelle che vanno bene anche per i mancini. È sempre una media perché non mi sono azzardata a prendere una course, perché questa va fino a 3x, a 3 course, cioè xx course, veramente eccessiva. Comunque io ho preso una media. Io questa adesso sto facendo la presentazione delle punte perché poi ho girato due video, un video successivamente a questo l'attacco che faccio vedere queste punte e dopo faccio vedere la punta che utilizzo adesso che ve la faccio vedere tra poco
La differenza tra queste è quella là. Allora, questa è sempre una media, come vi ho detto. La specialità, aspettate che questo un attimo, ecco. Allora, mi piace perché hanno il cilindretto, il gommino qua sotto per proteggere la fresa. Spero di non far stupidate perché stavo andando a spegnere. La punta in questione è questa, che ho già utilizzato ovviamente. È bellissima. Questo non è arrotondato, come vedete, e non fa assolutamente male. È veramente ottima, ottima, veramente, ma veramente ottima. È vero, sono veramente, ci cioè sono rimasta a bocca aperta dalla qualità di queste due punte. Le devo ancora pulire queste qua, perché le ho utilizzate, le ho messe lì, dovevo girare il video. Sono tutte e due blu, come potete vedere, perché quando andate nel sito vedrete che hanno tanti colori. Allora, quella che invece sto utilizzando adesso, un attimo che la prendo. Quella che sto utilizzando adesso è questa, che non è male, sempre media anche questa. Questa l'ho presa dalla Wilson. Anche questa è la stessa storia. Cioè, non è tanto che la sto usando questa, eh. Questa dopo un po', allora, dopo due unghie si sporca e non toglie più niente. Per cui io devo tenere qui, perché penso di averlo detto questo anche nel video che metterò dopo, la spazzolina, mentre va la fresa passo qua e la pulisco un po' e così riesco ad andare avanti. Ma non, no, perché quando vedrete il video capirete la differenza tra queste due. Questa poi non l'ho pagata poco, perché comunque nella Wilson non l'ho pagata poco, questo è il problema. Una cosa che mi preme dirvi, stavo pensando, siccome queste sono arrivate in 20 giorni, ok? In 20 giorni, però mi è venuta in mente una cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Stavo pensando di prenderne, siccome ne volevo prendere un'altra, magari blu. Se riesco, vi metto la foto qua a fianco di quella che a me piace tanto. Perché se con ah no, aspettate un attimo, la vado a cercare perché ce l'ho. Aspetta, eccola, questa qua. Questa qui. Allora, questa è un'altra di quelle punte che sono uno spettacolo della natura proprio. Avevo già girato un video, se andate nei video vecchi la vedrete, che non ho più, l'ho lasciata lì perché volevo far fuori le altre, insomma, no? Ma questa è veramente un capolavoro di punta, è un burro, ti toglie tutto e chi l'ha comprata su mio consiglio si è trovata benissimo. Per cui io volevo chiedervi se contatto il venditore che magari ne prendo una decina, così giusto per chi fosse interessata magari l'acquista tramite me. Io la spedirei comunque con il posta 1, 2,90 euro, 2,80 euro, una cosa del genere, che ti dà il track di quando arriva. E più che altro perché chi fosse interessato, almeno io gliela posso spedire subito, non dovete aspettare 20 giorni. E poi con il cambio del prezzo. Ditemi se questa idea vi piace, se no lascio perdere, me la compro per me, non c'è nessun problema. E basta. Mi sembra di aver detto tutto, ovviamente vi metterò il link sotto, aspetto le vostre domande, fatemi sapere cosa ne pensate, ma queste tre punte sono veramente il top, veramente, veramente il top, ve le faccio rivedere. Queste due sono sporche, ma perché, ripeto, le ho utilizzate e dovevo girare il video, ma adesso le metto a pulire e poi le sterilizzo bene. E niente, adesso aspetto i vostri commenti e vi lascio al video, i due video successivi. A dopo, ragazze. Ciao. Ciao ragazze, come premesso dall'anticipazione del video, vi faccio vedere le due punte che
Ho preso su AliExpress, sono queste due qua. Allora, ecco, ci farò una mano, vi farò vedere una mano con questa e una mano con questa, così vedete al momento in diretta come vanno, ok? Allora, adesso utilizzo questa che è la Carbide Volcano. Dovrebbe essere sempre una grana media, esatto, se mette a fuoco, è una grana media ed è questa qua. Utilizzo il manipolo preso su AliExpress perché quello della Marathon fa un casino che non avete un'idea, per cui adesso proviamo questo. Allora, a parte la polvere, non sto assolutamente premendo, praticamente sono un velluto ed è un burro. Noto anche molto con piacere che io sono sempre fuori quadra, squadra, fuori camera. La cosa brutta di questo manipolo, quello che noto, è che purtroppo il filo è corto, però funziona bene. La punta assolutamente ho spostato il telefono perché vedo che i brillantini li tolgo dopo perché non voglio rovinare la punta con i brillantini, andrebbero tolti prima. Però allora questa azienda, le punte sono arrivate in 20 giorni, come ho detto già prima, perché farò due video. Quello che mi premeva a me è farvi vedere le punte. Sono molto leggera, eh? Allora, assolutamente provata questa qua. Adesso con l'altra mano. Cioè, hanno una dentatura che veramente toglie, per essere una media, toglie veramente tanto. Adesso proviamo l'altra, eh? Eccoci. Allora, questa è la seconda, che quella è 5 in 1, che poi lo spiego bene prima del video. È questa. Mettiamola in funzione. Allora, che io questa l'avevo già provata, eh? Per quello vi faccio il video, per farvi vedere. Allora, siccome in un video una ragazza, quando ho fatto il video dei top 5, ha detto che su AliExpress non ci sono le punte buone. Allora, non è vero. Le punte che io avevo preso, quelle blu, le avevo pagate 3 euro. Queste costano 10. E la differenza la vedete voi stesse, che io comunque sto facendo sto lavoro con il cellulare e tutto il marchingegno davanti, premesso questo, però la qualità di questa punta si vede da sola, la vedete benissimo, vale veramente la pena.
Poi questo negozio qua, che ovviamente vi metterò il link sotto, è veramente pieno, pieno, praticamente ha solo punte. È un negozio specializzato solo in punte. Eccoci. Non ho acceso l'aspiratore perché questo è di AliExpress, però fa un casino. È molto buono, ma fa un casino pazzesco. Per cui, allora, le due punte sono queste. E ve le faccio vedere, sono piene di polvere. Allora, le due punte sono queste, sono super approvate, sono veramente bellissime. Come vi ho già detto, vi metterò il link sotto. Sono fantastiche. Queste poi hanno anche il cilindretto per non far passare la polvere nel manipolo. E niente, questa è la media. Chissà la course cosa toglie. Per cui, ragazze, queste sono super approvate. Ve l'ho detto adesso perché una cosa vi dico prima di tutto. Allora, l'11 AliExpress fa gli sconti. Allora, io ho visto l'anno scorso, io avevo messo dei prodotti nel carrello, per cui già da un pezzo, per cui sapevo benissimo il prezzo. Cos'è successo? Quando è arrivato l'11-11, che tutti dicono che arrivano gli sconti, eccetera, su tutto il carrello un solo prodotto è stato effettivamente scontato, per cui fate così, un consiglio spassionato, metteteli nel carrello, tenete d'occhio il prezzo, perché non è vero, adesso... soprattutto adesso tendono ad aumentarli per poi applicarti il famoso sconto, e non è vero, è tutto un gioco che fanno, io l'ho notato già da un po', per cui io ve l'ho detto adesso perché se effettivamente vi fa lo sconto, io le ho pagate 12, questa non mi ricordo, ma questa 12, per cui fate attenzione a questo, che non tutto quello che dice c'è lo sconto non è vero, assolutamente non è vero, controllate voi il prezzo. Io con questo chiudo. Allora, ho appena girato il video sulle punte per farvi capire la differenza. Questa l'ho presa sulla Wilson. Allora, la Wilson ha delle punte molto buone, ok, ma c'è un problema che mi sono dimenticata di dirlo prima, che una ragazza a luglio, giugno dell'anno scorso, cioè sì, di quest'anno, scusate, ha fatto un ordine e si è trovata da pagare le, come si chiama, la dogana. Sicuramente c'è il sito della Wilson su AliExpress, ma è diventata molto cara perché ora della fine una punta la pago 18-20 euro. Questa è una delle punte della Wilson e vi faccio vedere il perché non mi piace. Allora, così vedete la differenza tra le altre punte che ho fatto vedere prima e questa. Io con questa sto premendo, cioè non sono un burro leggera come quelle di prima, cioè sto premendo io, Sto calcando veramente tanto. Un altro problema che dà questo tipo di punte che ho preso, che comunque ho pagato 15 euro alla fine, vi faccio vedere qual è. Quando si sporca, perché adesso è ancora pulita, quando faccio due unghie, questa si sporca e non toglie più niente, per cui io mi devo tenere una spazzolina vecchia mentre va, la pulisco e allora vado. Ma questa praticamente presa dalla Wilson non va. La differenza tra questa e le altre c'è un abisso. Volevo solo farvi vedere questo, ecco, farvi capire la differenza. Spero che vi sia stato utile. Un bacio, ragazze.